Silena Santoni, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontarci il suo romanzo Edizioni Giunti, romanzo intitolato Una ragazza affidabile. Certo che la parola affidabile è una parola molto impegnativa, no? E nel corso di questo romanzo, che si sviluppa per circa 280 pagine, scopriamo in che modo si può essere o non si può essere affidabili. Però prima di conoscere questa storia, vogliamo soffermarci esattamente sulla porta. Esattamente sulla porta per conoscere più da vicino questa storia. E partiamo proprio dall'immagine di copertina. Ce la vuole far vedere con le sue parole, Silena Santoni? Dunque, l'immagine di copertina rappresenta appunto una porta. Dietro questa porta c'è una ragazza che origlia e con l'indice sul naso, quasi ad indicare, ad intimare il silenzio. Quindi praticamente è una copertina che già introduce il lettore in un'atmosfera di mistero, di qualcosa di irrisolto, di una verità nascosta che emergerà soprattutto alla fine, che verrà preparata nel corso della vicenda, ma emergerà solo nelle ultime pagine. E ovviamente non riveliamo. No. Non riveliamo perché per rispetto dei lettori, degli ascoltatori, prossimi lettori, però dobbiamo dare alcuni accenni di questa storia, di questa ragazza affidabile che dietro la porta ci facendo di fare silenzio. Ci facendo di fare silenzio o ci facendo che qualcosa lei sa, perché quello sguardo di questa ragazza, di questa ragazzina che intravediamo dalla copertina è uno sguardo molto intenso, quell'occhione che vediamo è uno sguardo che ci dice molto, uno sguardo anche che ci interroga. Ecco, questa storia per questa protagonista le domande sono molto importanti, Silena Santoni. Dunque, è un romanzo sulla imprevedibilità della vita, sull'incidenza del caso delle nostre esistenze e anche sull'impossibilità di tenere tutto sotto controllo. Una imprevedibilità che è all'esterno di noi ed è appunto rappresentata dall'incidenza del caso, ma spesso è anche dentro di noi. È l'imprevedibilità delle nostre reazioni. In altre parole, io ho cercato di mettere in luce, mi perdoni l'ossimoro, il lato oscuro che si nasconde dietro la facciata che ognuno di noi offre agli altri, dietro alle convenzioni, ma anche dietro al di là delle nostre convinzioni. Diciamo un po' il Mr. Hyde che è dentro ognuno di noi. Ho cercato di fare questo analizzando il rapporto difficile fra due sorelle. Dottor Un Jekyll e Mr. rapporto Hyde, in pratica, queste due sorelle, se esatto. vogliamo. Agnese, che è tornata a Firenze perché doveva far fronte a un'eredità che non era attesa, e allora torna a Firenze, dove tra l'altro la città dove lei è nata e cresciuta, ha respirato l'aria di quella città, di quella terra. E lei non è solo ovviamente a Firenze, perché qui, come diceva poco fa Silena Santoni, ha una sorella che si chiama Micaela, e tra l'altro queste due donne non si vedono da tanti anni, e il non vedersi da tanti anni ha creato una cesura nel loro rapporto. Ha creato una cesura anche perché questa conflittualità latente e via via sempre più manifesta non è stata risolta. È anche la storia di una rimozione che poi al termine del romanzo viene svelata ed è alla base del senso di inquietudine che alimenta, che aleggia in tutto il romanzo dall'inizio fino alla fine e che spiega poi tutta una serie di ragioni che verranno dipanate nel corso della vicenda e che non credo in questo momento sia il caso di rivelare. Ovviamente non riveliamo più di tanto, ma diamo per accenni questa storia di queste due donne. Abbiamo già detto di Agnese e Micaela. E sono due persone completamente diverse, che leggendo il romanzo sembra
Sembra quasi che non siano sorelle, perché a volte c'è più affinità nell'amicizia che tra fratelli e sorelle, no? E lo vediamo, è palpabile in questo confronto che pagina dopo pagina assume quasi un carattere di scontro. Uno scontro anche molto molto duro, perché gli scontri in famiglia sono sempre più accesi che rispetto agli scontri tra amici, per ritornare su questa figura. Ed è una lotta familiare mica da poco, no? Perché qui è una lotta non solo caratteriale, una lotta proprio su uno stile di vita. E nello stile di vita mettiamo dentro anche uno stile di vita di chi è obeso. Perché anche qui c'è questa storia da raccontare, no? Una lotta contro questa obesità che non è solamente una lotta estetica, Sirena Santoni, ma è qualcosa di più. Beh, sì, è l'espressione del senso di inferiorità, del complesso di inferiorità che Agnese, la sorella minore, che è poi anche il neonarrante della vicenda, prova nei confronti di questa sorella maggiore, bella, seduttiva, estremamente circuita dai ragazzi, mentre lei è sempre lasciata da parte. Agnese poi, crescendo, dimagrisce, è brava a scuola, si sposa, avrà una vita borghese, tranquilla, piena anche di soddisfazioni. E tutto questo è l'immagine del suo riscatto o del suo presunto riscatto agli occhi della sorella, la quale sorella invece si ritrova a 60 anni senza un lavoro, sola, in una condizione di precarietà assoluta e anche con il rimpianto, anche se non lo ammette mai, delle tante occasioni sprecate e con lo spauracchio della vecchiaia e della morte davanti. E la parola morte è una parola importante in questo libro, un'altra parola su cui bisogna soffermarsi, perché di fronte alla morte si cerca anche una verità. E questo romanzo ha anche una ricerca di una verità molto dura, no? E le tessere andranno a comporsi nelle varie pagine, perché c'è stato un incidente che è costato la vita a un uomo, e questo incidente è gravato da un sospetto gravissimo. E qui che interviene la parola verità. Ma la verità lei, Silena Santoni, la posta anche in esergo del suo romanzo, chiedendo aiuto a un signore che di verità se ne intendeva, Anton Pavlov Chekhov. Si dice che la verità trionfa sempre, ma questa non è una verità. Sì, infatti, e ritorno al discorso precedente, quello che ho fatto inizialmente, che è poi il senso di tutto il libro. Cerco di mettere in guardia il lettore dai facili giudizi, dalle facili etichette. Io sono figlia unica, non ho sorelle e il fatto di indagare in una condizione che mi era del tutto estranea mi ha permesso anche di cercare di rappresentarla con la massima obiettività, senza giustificare, senza edulcorare. Sono colpevoli le due sorelle o sono innocenti? Chi delle due è più colpevole? Io credo che ogni lettore dovrà decidere per proprio conto, in base alle proprie convinzioni e alla propria personalità. Come diceva Per anche Chekhov quanto, stesso, che nei romanzi Chekhov appunto, non dava mai un giudizio, lasciava sempre il giudizio al lettore. Questa è stata una grande lezione per tutti gli scrittori e per tutti i lettori. Lui stava sempre sulla soglia del giudizio, perché il giudizio lui non lo doveva dare. E quando, per infatti. esempio, Chekhov è stato un grandissimo costruttore, potremmo dire, di set, oggi come oggi, perché leggendo i suoi romanzi, leggendo i suoi racconti, no? Si parla sempre della famosa pistola, perché se c'è una pistola,
raccontata da Chekhov, quella pistola ha un senso, ecco. Il senso degli oggetti, il senso della scena di Chekhov è veramente qualcosa di straordinario. È vero, è vero. E io ho cercato di mantenere uno sguardo quanto più possibile distaccato, ma non mi sono mai eretta a giudice. Cioè, non giustifico le due sorelle, però neppure le condanno, perché tutto sommato vedo in loro le contraddizioni e le fragilità che ognuno di noi potrebbe avere. E quindi credo che tutto sommato l'indulgenza sia sempre la misura corretta che un autore deve avere. Volevo aggiungere un'ultima cosa, c'è qualcuno che ha detto che il compito dell'artista è quello di portare il disordine dove si pensa ci sia l'ordine. Ecco, io non mi ritengo certo un artista, però ho avuto ben chiara questa lezione mentre scrivevo Una ragazza affidabile e credo che un po' questo sia il senso ultimo di tutto il romanzo. E a proposito di disordine, no? C'è anche, questo romanzo attraversa anche un disordine politico, i famosi anni di piombo, no? E questo romanzo, questi anni li attraversa, perché sono anni che pesano nella storia d'Italia, ma pesano anche nella storia delle nostre protagoniste. Ognuno di noi, anche se pensa di rimanere al margine delle vicende storiche che vive, ne è in qualche modo influenzato e condizionato. Io stessa, nello scrivere un romanzo che parla di incertezze, di insicurezze, sono stata sicuramente influenzata dal clima di insicurezza che noi viviamo oggi. Per quanto riguarda quel periodo storico, io non ho avuto la pretesa di ricostruire un periodo storico, ma di restituirne il clima, di restituire il clima di un'epoca che oggi sembra lontana anni luce, ma che può avere qualche affinità, volendola cercare, anche con i tempi attuali. Non mi sono documentata particolarmente. I personaggi che compaiono nel romanzo, a parte alcuni, sono frutto di fantasia, ma per alcuni di questi personaggi, inventati mi sono ispirata non a personaggi ma alle vicende di personaggi realmente esistiti. Porto un esempio: per la figura del cugino Sergio mi sono ispirata a Guido Rossa, operaio sindacalista ucciso dalle Dalle Brigate Brigate Rosse. Rosse. E questo dimostra quanto un romanzo non sia avulso dalla realtà. Il romanzo è imbibito dalla realtà, Certo. e dalla storia più o meno recente. Questo dimostra anche il fatto, di inserire questo riferimento molto molto importante. Che cosa ne dicono i suoi lettori, Silena Santoni? I miei lettori sembrano apprezzare questo romanzo. Io, il sentimento che mi caratterizza in questo momento, oltre ad una grande soddisfazione, è lo stupore di ricevere dei commenti così lusinghieri su questa storia che io avevo scritto quasi per gioco, senza alcuna velleità, e poi invece mi sono trovata a vederlo pubblicato, vederlo entrare rapidissimamente nella classifica e nel ricevere attestazioni di stima da parte di persone che conosco e anche e soprattutto che non conosco. Nella pagina dei ringraziamenti, Silena Santoni, lei scrive che lungo la strada della stesura di questo libro ha incontrato tre angeli custodi, no? A cui va la gratitudine. E gli angeli custodi sono importanti, quanto anche l'ultimo grazie che lei scrive a Max. Max è il mio cane, non ringrazio solo lui, ma ringrazio anche i due cani che ho Telma e avuto Corto. e Corto, che ho avuto prima di lui. Sembra così un vezzo, ma in realtà
è un ringraziamento scherzoso che per me nasconde una grande verità. Credo che gli animali siano molto importanti, almeno per me lo sono, e ci insegnano, se uno vuole, ad osservare ciò che è diverso e a tollerarlo. E siccome loro danno una grande lezione da questo punto di vista, ci comunicano anche una grande serenità. E credo quindi che a essermi potuta rapportare con degli animali abbia favorito questa mia inclinazione a scrivere e la tranquillità anche, mi abbia dato la tranquillità per poterlo fare. Quindi anche grazie a Max, ma veramente a questo punto, perché Max ha dispensato serenità, che lei dice che è una condizione indispensabile giustamente per un'attività ad alto rischio come lo scrivere. Perché la considera un'attività ad alto rischio? Perché è comunque un mettersi in gioco, anche se ribadisco, nel mio romanzo non c'è niente di autobiografico, ma in un romanzo c'è sempre qualcosa dell'autore, c'è una visione della vita, ci sono dei sentimenti, dei pensieri, è sempre un mettersi, un esporsi agli altri e quindi è un'attività ad alto rischio. Ci si espone anche alle critiche, Ma non lei, solo. Silena Santoni, si espone non solamente scrivendo, ma si espone anche dal punto di vista della scrittura teatrale e quindi anche si espone sulla scena. Sì, lo faccio questo da molti anni, però faccio parte di una piccola compagnia amatoriale, non lo faccio professionalmente. In ogni caso, sì, devo dire che le scariche di adrenalina che si provano prima di entrare sul palcoscenico sono enormi, è un continuo mettersi alla prova, sì, ma è una cosa che mi piace molto, mi annoierei se non lo facessi. Silena Santoni, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni ho finito di leggere da poco, un libro di Luca Saltini che ho trovato in biblioteca. Sto leggendo l'ultimo libro di Kazuo Ishiguro, Il gigante addormentato, che è il mio autore preferito, e poi ho letto da pochissimo Dentro l'acqua di Paula Hawkins, il fenomeno letterario degli ultimi anni, quella che ha scritto La ragazza del treno. Delle letture Che che sono apparentemente slegate, ma c'è, lei vede un filo rosso tra le varie letture. io sono un'onnivora, sono una lettrice compulsiva, quindi mi piace provare letture, autori diversi, poi naturalmente stilo la mia classifica di interesse e di gradibilità. Ecco, Ishiguro, con Il gigante sepolto, se ricordo bene, è un po' un viaggio attraverso la memoria e anche attraverso non il peccato, la colpa, ecco. Anche un po' da ragazza affidabile, è memoria sì, ma è un viaggio verso la colpa. Lo è. Credo che sia un argomento estremamente interessante da affrontare. Credo che ognuno di noi, ripeto, abbia qualche piccolo scheletro nell'armadio, abbia esercitato qualche rimozione. Io sono anche fermamente convinta che le rimozioni vadano affrontate e che i morti vadano seppelliti, altrimenti torneranno sempre a turbare i nostri sogni e le nostre vite e a condizionare in modo negativo il nostro rapporto con gli altri. A condizionare il nostro rapporto con gli altri, questa è veramente una delle condizioni che sono molto molto negative. Intanto noi ringraziamo Silena Santoni per il tempo che ci ha dedicato. Ricordiamo, Giunti editore, il romanzo è Una ragazza affidabile. Grazie ancora, Grazie Silena a voi, Santoni. buongiorno.